diciamo una piccola presentazione dei diversi tipi di ponte. Naturalmente sono esistite tantissimi tipi di ponte, frecce incendiali, frecce che avvisavano con determinati suoni, quindi con determinati significati, frecce parlanti, quindi sia in Occidente che in Oriente. È solo un esempio, però diciamo che la categoria blunt, la categoria punta, la categoria arpione sono le più importanti. Qual è lo scopo di questi particolarissimi tipi di frecce che sono addirittura aperte all'estremità? Beh, lo scopo è non perforare il bersaglio. Quando è che torna utile non perforare il bersaglio? Quando ad esempio la preda è piccola. Pensiamo ad esempio a un piccolo mammifero, a un volatile, dove non è conveniente, pensiamo a un volatile in cui la freccia perforandolo rompe tutte le ossa ad esempio, e dopo quelle ossa però sono da scegliere quando si mangia il volatile. Non dimentichiamo che il tiro con l'arco non è stato un gioco per l'umanità, ma una sopravvivenza. Oppure, quando in un mammifero ho la necessità di colpirlo e di ucciderlo, piccolo mammifero, senza però perforare la pelliccia, perché io con quella pelliccia ci faccio vestiti, ci faccio protezioni. Quindi una pelliccia bucata è una pelliccia rovinata. Ecco che allora una marmotta, un coniglio, colpendolo con una freccia piatta, si uccide l'animale comunque perché l'urto è molto forte, ma senza perforarlo. Questo è lo scopo delle punte cosiddette blunt. Poi, naturalmente, le prime punte che sono state fatte nella storia dell'umanità sono in pietra o anche in cristallo di quarzo che ha già una struttura esagonale a punta. Punte di pietra e punte in metallo primitive. Le punte di pietra venivano fissate con del cordame ottenuto naturalmente con dei vegetali. Spesso le piante grasse aiutano moltissimo a tenere delle fasce per tenuta, e con la resina degli alberi, bitume e resina degli alberi. Qui ad esempio due punte in metallo. Abbiamo una famosa quadrella medievale, famosa perché veniva utilizzato da un unico blocco di metallo che veniva opportunamente lavorato. E questa, una tipica freccia da pesca, cioè ad arpione, che una volta entrata non ne facilita l'uscita, ma soprattutto ha all'estremità la possibilità di essere a un foro all'estremità per poter essere agganciata a un filo, per poter recuperare la preda. Bene, grazie, al prossimo video. And it don't mean a thing if you don't subscribe to me.